Regione Toscana. Il Consiglio regionale. In Consiglio regionale tempo di bilanci di fine anno e prospettive per il 2024 da parte dei gruppi politici. Ascoltiamo nelle interviste le priorità e gli obiettivi per il nuovo anno, con il confronto tra maggioranza ed opposizione. Si è parlato di sanità, tasse, lavoro, giovani e ambiente. Sicuramente ci proponiamo un'attenzione particolare, saremo anche noi lì a controllare l'operato della giunta regionale e anche del governo in questo per quanto riguarda l'alluvione, sperando di poter dare un conforto a tutte le aziende e tutti i cittadini che ancora oggi vivono in delle condizioni disagiate dovuto all'alluvione che il 2 novembre ha colpito la regione toscana. Poi andando più sulla parte politica, sicuramente abbiamo due importanti appuntamenti. Il primo è quello delle amministrative di giugno, in cui abbiamo quasi 190 comuni al voto, e sicuramente uno degli obiettivi più importanti è quello di aumentare i capoluoghi in Toscana, quindi la vittoria di Firenze, la vittoria di Livorno e la vittoria di Prato, perché questo progetto è un progetto di centrodestra unito, un progetto serio e soprattutto è un progetto che ci fa sognare, sperare in funzione di Toscana 2025, che è il grande obiettivo che come centrodestra ci siamo dati nei prossimi due anni. Tutto parte dalle amministrative. Il secondo obiettivo è quello sicuramente delle europee, un obiettivo grande, un sogno grande, però noi ci teniamo a dire che siamo pronti come centrodestra anche al governo dell'Europa, perché stiamo dimostrando come si cambia volto anche a una nazione. E poi l'obiettivo personale, diciamo, del gruppo Lega a livello regionale è sicuramente quello di una riforma sanitaria, perché vedete l'80% del bilancio regionale verte sul sistema sanitario e siamo stanchi di ricevere quotidianamente segnalazioni da cittadini che devono attendere 7, 8 mesi, 10 mesi, un anno per poter fare una visita, due anni per poter fare un intervento, oppure doversi recare al privato e magari togliere quei soldi nel salvadanaio delle famiglie della Toscana per poter fare una visita, un controllo, perché la salute deve essere al centro della politica, della buona amministrazione. Quindi quello che più di tutti ci auguriamo è che da gennaio si riparta con una discussione seria sul sistema sanitario regionale e che finalmente si evitino sprechi, si evitino assunzioni degli amici, ma si faccia tutto in funzione per un bene più grande, un bene collettivo, che è quello di garantire in primis la salute ai cittadini toscani. Sia l'anno del lavoro e dei giovani, l'anno in cui il paese riparte appieno con l'occupazione, sarebbe un sogno di tutti pensare che i nostri ragazzi, le nostre ragazze, i nostri neodiplomati, i nostri neolaureati possano tornare a sognare una carriera dignitosa e florida nel proprio paese senza dover pensare a dove andare oltre confini per affermarsi e per avere una carriera dignitosa. Nello scorso anno, l'aver iniziato a cancellare quei dispositivi assistenzialisti che a niente servivano se non a sperperare soldi e essere tornati a investire in politiche attive per il lavoro, ci fa ben sperare. Speriamo che l'anno prossimo sia l'anno in cui veramente l'orgoglio italiano, che già piano piano sta tornando fuori dai confini, inizia a ritornare anche ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, in chi si avvicina al mondo del lavoro, a chi inizia a lavorare, a chi intraprende un'iniziativa imprenditoriale, a chi riscopre il mondo dell'agricoltura, che è un mondo che sembrava abbandonato e che oggi sta rinascendo in Italia. Quindi l'augurio di un 2024 è un augurio per un 2024 di ripresa, di lavoro e all'insegna dei giovani. Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ossia il nostro lavoro di controllo, a volte anche di proposta, ma devo dire la verità, non con molto successo. Per dire, io ho fatto una proposta di legge sulla regolamentazione delle sostanze d'origine, e qui lo voglio dire, mi fa piacere l'occasione che lei mi offre, perché questa proposta di legge è stata fatta con dei tecnici chimici bravissimi, non certo campata in aria, giace nei cassetti della Commissione Ambiente per la prima discussione
da quasi un anno, se non di più, e se ne sono perse le tracce. Quindi da parte nostra ci sono state anche delle proposte, e io preannuncio già che presenterò una nuova proposta per la ripubblicizzazione dell'acqua, sarà la terza. Questa volta voglio vedere di eliminare qualsiasi appiglio per la maggioranza, per poterla anche solo portare in discussione, perché le mie proposte di legge non sono mai arrivate in aula, e questo la dice lunga sul clima di collaborazione e di reciproco rispetto fra forze politiche. Questo la dice lunga. Per quanto riguarda l'attività di controllo, noi non facciamo altro da 4 anni. Siccome quando arriviamo in questo periodo, a ridosso delle feste di Natale, il nuovo anno, è usuale fare gli auguri, io vorrei augurare a tutti i toscani e a tutte le toscane salute e lavoro. Ecco che noi stiamo facendo scelte per cercare di tutelare la sanità pubblica, e stiamo cercando di fare delle scelte con questo bilancio che prevedono tanti investimenti per quanto riguarda la difesa del suolo, che contiene risorse per quanto riguarda le famiglie e i territori che hanno subito l'alluvione, che aumenta le risorse per i giovani, che aumenta le risorse per il sociale. Quindi un bilancio che vuol tutelare le fasce più deboli, un bilancio che vuol tutelare le imprese senza l'aumento dell'IRAP e anche con importanti risorse per quanto riguarda le politiche attive. Questo è quello che noi ci auspichiamo per i toscani. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale di fine anno, all'ordine del giorno i sostegni per i territori colpiti dall'alluvione di inizio novembre. In aula sono state approvate all'unanimità le misure finanziarie di sostegno rivolte a famiglie e attività economiche, con la collaborazione di tutte le forze politiche. In totale sono 37 milioni di euro stanziati per attivare misure finanziarie urgenti e straordinarie, un primo aiuto concreto che arriva da Regione Toscana. 12 sono i milioni di aiuti in arrivo a favore delle imprese e 25 milioni sono rivolti a famiglie. Nella manovra approvata a fine anno dal Consiglio sono stati stanziati quindi ulteriori 10 milioni proprio rivolti alle famiglie. Una legge molto importante, perché con questa legge noi andiamo a dare un primo segno di solidarietà e di vicinanza alle famiglie che sono state duramente colpite dall'alluvione. In questa legge troviamo l'elenco di tutte le province e dei comuni che hanno subito danni e stanziamo la cifra di 37 milioni che saranno suddivisi in circa 12 milioni alle imprese e gli altri restanti alle famiglie, con un plafond che va fino a 3.000 euro di riconoscimento per le famiglie. È un primo gesto di solidarietà, di vicinanza, è un primo aiuto che arriva dalla Regione Toscana, un atto concreto. Insieme a questo i soldi per le imprese, le piccole e medie imprese, le aree commerciali, e quindi con una parte che prevederà l'abbattimento degli ammortamenti e quindi tutta la parte degli investimenti, e l'altra parte che sarà dedicata a comprare materiale che è andato deteriorato e quindi per acquisto anche di macchinari che sono stati sciupati. È una piccola cosa a cui speriamo si aggiungeranno presto le risorse del governo, perché siamo consapevoli che questo non basterà, però nel frattempo questi 37 milioni, di cui appunto una parte 12 alle imprese e il restante alle famiglie, saranno, speriamo, un piccolo gesto che darà un po' di sollievo a chi ancora sta soffrendo. Sulla PDL alluvioni ho presentato un atto che già avevo fatto presente proprio in aula, proprio al Presidente Giani, in merito alla necessità di rivolgersi a quelle persone, a quelle aziende che più hanno avuto disagi e che più hanno avuto danni e che hanno difficoltà anche poi nella compilazione dei vari moduli, e quindi ho proposto una task force che parta poi anche dalla operatività della Protezione Civile e da quello che la Regione Toscana può concretamente fare per aiutare le persone ad avere i rimborsi, perché purtroppo abbiamo vissuto anche nelle precedenti alluvioni tutte queste procedure burocratiche alla fine poi lasciano fuori purtroppo più della metà delle persone che effettivamente hanno bisogno invece di veder almeno tornare indietro
qualcosa di quello che hanno perso, sia in termini economici, sia in termini di rapporto con le banche, ma soprattutto anche nei beni materiali che magari servono sia per la loro attività, ma anche per tante persone e tante famiglie che hanno vissuto e continuano a vivere disagi importanti. Non possiamo far accrescere questi disagi con una burocrazia e una mancata di efficienza nel supportare queste persone ad essere aiutate. Abbiamo anche avuto una discussione molto forte in seconda commissione, che è la commissione che si è occupata di portare il parere sulla legge appunto sulle alluvioni. È un primo passo, tutto quello che viene fatto a favore di cittadini ed imprese della Toscana non ci può che trovare d'accordo. Sicuramente abbiamo dei dubbi su alcuni punti, il primo dei quali non abbiamo visto includere le province di Lucca e Massa Carrara, e su questo chiederemo un emendamento al Consiglio regionale. Abbiamo detto che un contributo di 2.500 euro a famiglia, che poi rischia di non poter chiedere ulteriori contributi nel momento per cui percepirà il primo contributo regionale, sono pochi, perché i danni sono stati tanti per famiglie ed imprese. E soprattutto abbiamo la notizia che dal governo nazionale sono stati stanziati altri 50 milioni per quanto riguarda appunto l'alluvione, quindi un ulteriore passo di condivisione su quello che è un tema che sta a cuore a tutti. Però ancora tanto c'è da fare tutti insieme, e io, come ho sempre detto su quel tema lì, a me non sono mai piaciute le divisioni, non sono mai piaciute le prese di posizione esclusivamente perché uno appartiene a un partito, ad un altro. Noi dobbiamo dare una risposta a tutti insieme, una risposta di squadra su un tema che credo e spero stia a cuore a tutti. Perché vedete, ieri abbiamo saputo che soltanto 2.600 sono le famiglie su 30.000 colpite che hanno oggi richiesto un rimborso alla Regione Toscana. Questo ci deve far riflettere, perché tante di loro non è che hanno scelto di non presentare una richiesta appunto di rimborso perché non hanno voglia o perché non hanno il tempo, ma perché non credono più nella pubblica amministrazione, nella politica, pensando che tanto quel foglio compilato sia un foglio vuoto, fine a se stesso, e che mai riceveranno un contributo o un ristoro da parte della Toscana. Questo è un messaggio che non deve passare, questo deve essere l'unione che tutti insieme dobbiamo portare avanti per far capire a famiglie e imprese della Toscana che ci siamo e ci saremo anche successivamente. Credo sia stata la dimostrazione che da una parte ci sono gli appelli che ogni tanto arrivano ad essere responsabili, a non indossare le giacche di partito, a lavorare da toscani per il bene di tutti, e dall'altra parte ci sono i fatti. Noi, quando c'è da stare dalla parte dei toscani e da aiutare i toscani, lo facciamo sempre, lo facciamo in maniera responsabile, come l'abbiamo fatto su questa proposta di legge che porta i ristori alle vittime dell'alluvione del 2 e 3 novembre scorso. Dispiace tantissimo aver ascoltato il segretario regionale del Partito Democratico, e purtroppo a lui siamo abituati, al governatore Giani un po' meno, strumentalizzare questa vicenda. Quando dice: io andrò porta a porta dai cittadini toscani a chiedere se sono arrivati prima i soldi della Toscana o i soldi del governo, è una caduta di stile che non appartiene a Eugenio Giani. Dispiace vedere un presidente così nervoso. Non è una gara a chi dà prima i soldi, perché ricordiamo al presidente Giani che mentre c'erano 7 province su 10 della Toscana con il fango che entrava in casa dei cittadini, è d'accordo di fronte ai microfoni a ringraziare il presidente Meloni perché in un'ora il governo nazionale ha fatto arrivare i primi 5 milioni sul territorio per la prima urgenza, e nessuno li ha rinfacciati. Che senso ha oggi che tutto il Consiglio regionale vota insieme per portare i ristori che giustamente arrivano alla Regione, si sommeranno a quelli che arriveranno e che sono già arrivati dal Governo nazionale? Che senso ha dire: io chiederò ai cittadini uno per uno se hanno ricevuto prima i soldi della Meloni o i miei? Allora chiediamo ai cittadini della Toscana se sono così contenti di vedersi aumentare le tasse di centinaia di euro sotto Natale per pagare la mirabolante sanità toscana. Facciamo un sondaggio, chiediamo se sono contenti di aver ricevuto prima i soldi della Toscana o del governo per l'alluvione, ma chiediamogli anche se sono contenti di aver ricevuto un aumento delle tasse da qualche centinaio di euro a qualche migliaia di euro per pagare la sanità toscana. Regione Toscana, il Consiglio regionale.